ogni settimana. Stranger Time. Denti al limite. Guardate dove mi trovo. Ciao ragazzi, ciao ragazze, non tocco. Ecco, sono una dentista. C'è anche mio marito di là. Spazzolare bene. E poi questo è il 18. E poi mi ha tolto anche il 17. Ogni anno, ogni mese, ogni settimana. Posturare bene. Buongiorno, buongiorno, benvenuti su Spettacolastigix, quotidiano del canale La Dama Nera. Bene, ieri sera sono successe tante cose sul tubo, tante. Non c'è verso, eh? No. Oggi ho un tremendo mal di testa, quindi va bene. Ieri sera sembrerebbe che ci sia stata una live obrosa, indecente e oscena del canale del Graziella del Vescovo. Ora non si sa di preciso cosa sia successo, ma sicuramente l'obiettivo delle live era, cioè, da quello che abbiamo capito noi, difendere antisettari, la nonna Luna, Chiara e tutta la famiglia, non lo so. Fatto sta che sono entrati in campo anche Senz'anima, anche Fate, no? Ecco, però io, noi, quello che si sono detti, che hanno fatto, non ci interessa più di tanto. La notizia, insomma, in sé per sé fa schifo comunque. Ecco, perché sono tutti personaggi che sinceramente sul tubo ne hanno fatte di cotte e di crude, e dovrebbero essere proprio loro le prime a star zitte, ecco. Cominciando da Eva, sì, che c'ha una fedina penale youtubiana alquanto pesantuccia, per non parlare di quella reale. Poi ci vogliamo mettere anche Graziella del Vescovo è una nota, chiamiamola sempre, noi chiamiamo tutti sempre tra virgolette youtuber, perché gli youtuber veri sono altri, i content creator sono altri, eh. Bene, ah, oddio, ho perso il filo del discorso. Ecco, Graziella del Vescovo, tu, allora, io mi sono meravigliata che parli proprio tu, no? Che, se non sbaglio, qualche anno fa, ecco, che insegnavi al liceo, sei stata accusata di omofobia nello stesso liceo dove insegnavi. E più precisamente, aspettate un attimo che vado dalla regia e un attimino che recupero un attimo il gobbo. Allora, eccola qua, dunque, cioè praticamente questa live, intanto che mi preparano il gobbo, perché quante voglia di lavorare non ce l'hanno. Allora, praticamente la live di ieri sera di Graziella del Vescovo è stata, come dire, prontamente eliminata scusate, ma devo un attimino guardare qua, perché oggi non ho preparato nulla. Aspettate, oggi mi ho dormito male, stanotte la cuccia era dura. Ah, eccola qua, scusate un attimino, aspettate, eccolo, l'abbiamo trovato, eccolo qua. Allora,
Ecco, praticamente la Del Vescovo ha brutalmente eliminato o privatizzato la live andata in onda ieri sera. Ma Eva, tanto l'eco, stavamo appunto, poi parleremo anche di Eva, la paladina della giustizia contro il bullismo. Vabbè, allora, prontamente eliminata, ma perché vi nomino Eva? Eva sulla sua community ha posto un link dove praticamente ha ricaricato l'intera live su Vimeo, che è una piattaforma al di fuori di YouTube. Però Graziella Del Vescovo, io mi chiedono perché fate i moralisti, i perbenisti, quando il vostro passato è più sporco della fogna? Ecco, stavo dicendo appunto, Graziella Del Vescovo, che tra l'altro non è il tuo vero nome, vabbè, comunque questo ci sta, perché ognuno non è obbligato a mettere il proprio nome sul canale, e mica tutti siamo Chiara D'Alessandro, che prima mette il nome, il suo vero nome e cognome al canale e poi si lamenta del bullismo, vabbè. Oppure si lamenta e lancia segnalazioni di violazione della privacy solo perché si fa il suo nome e cognome nei video in tanti canali. Però peccato che è pubblico, perché è il nome del tuo stesso canale, quindi tu stessa l'hai reso pubblico. Ma chiudiamo parentesi. Stavo dicendo appunto, mi sembra che ci sia stato un episodio nel liceo dove insegnavi, dove tu di omofobia, bene, e proprio tu eri l'omofoba. Ma lasciamo stare, vero Graziella, che è meglio. Bene, questa live sembrerebbe essere stata ricaricata su Vimeo dalla stessa Eva e ha messo il link in community. Però se voi andate a cliccare il link che ha messo in community la nostra Eva, quindi a Eva puoi anche toglierlo perché tanto non ti porta da nessuna parte, e se si clicca sopra, questo è quello che vi troverete davanti. Spiacenti, questo video non è disponibile, Vimeo ha rimosso o disabilitato l'accesso al video. Graziella Del Vescovo, la chiameremo così perché qua c'è scritto il suo vero nome e cognome, quindi cara Graziella Del Vescovo, se non vuoi che si sappia il tuo nome, dovresti fare eliminare ad Eva quel link che ha sulla community, che dovrebbe riportare alla tua live, ma riporta semplicemente su Vimeo, dove viene pubblicato questo e viene fatto il tuo nome e cognome. Allora, io per rispetto a te non lo pronuncerò e continuerò a chiamarti Graziella Del Vescovo, però se molti non lo sanno, da qua lo verranno a sapere, potresti essere oggetto di qualche frecciatina. Allora, l'accesso al video, Graziella Del Vescovo, professoressa criminale negazionista, a seguito di una notifica di terze parti da parte di Graziella Del Vescovo, che afferma che questo materiale sta violando il suo copyright. Questo video è stato rimosso mercoledì 5 luglio 2023 alle 23:42. Ecco. Eh sì. Quel nome che troverete se cliccate su questo link è il proprio nome e cognome anagrafico di Graziella Del Vescovo. Io non ve lo dico, però insomma, ecco. È il vlog delirante, negazionista, cloro al clero e guai. Ecco, infatti, Graziella Del Vescovo, tu avresti guai nel 2011. E molti anni dopo, nel 2019-20, sempre a livello scolastico, quindi che facciamo? Proprio te. Quello che noi possiamo dirvi, no, tanto perché qui si accusa sempre la dama nera ha fatto questo, la dama nera ha fatto quell'altro, vediamo un po' di scoprire un po' il passato di queste persone che si permettono di criticare la sottoscritta. E anche tu, Graziella Del Vescovo, molte volte l'hai fatto, spesso e volentieri. Allora io vi inviterei a guardare il vostro passato, perché qua dentro il più pulito c'è la rogna, il vostro passato nella vita reale e il vostro passato nel youtubiano. Allora io vi leggo una cosina, un articolo sui guai che ebbe Graziella Del Vescovo nel 2011, proprio nel suo liceo dove insegnava. C'è attenzione da parte del Ministero dell'Istruzione sulla... Questo devo dire, però, che Eva questa volta su Dede ci ha avuto ragione. Una volta in vita sua ha detto la verità su Dede. Su di me ancora devi dire, perché su di me si può solo inventare.
Ma quando combinate i casini, cara Graziella del Vescovo, e i casini che voi combinate sono pubblici, dovete imparare un po' a pesare le parole e soprattutto le offese e le accuse verso gli altri canali. Allora, e soprattutto bisogna anche vedere chi si difende, per istruzione sulla vicenda della professoressa. La bacchetta magica con la luce e i trucchi. Sì, allora, sulla professoressa Graziella del Vescovo del liceo linguistico Manzoni di Milano, accusata di negazionismo, come ha denunciato un articolo di Repubblica, in Viale Trastevere c'è l'intenzione di inviare un'ispezione ministeriale per far chiarezza sulla vicenda. Anche l'assessore alla scuola e politiche sociali del Comune di Milano ha chiesto un'immediata relazione sui comportamenti dell'insegnante e sulla base di quanto emergerà, annuncia, verranno presi gli opportuni provvedimenti. Vorrei ribadire come liceo linguistico Manzoni, scuola civica in cui, continua l'assessore, è pensata e convinta l'adesione ai principi e valori costituzionali, oltre che rispetto ai contenuti rievocati ogni anno alla giornata della memoria. Per questo il Comune di Milano sostiene le iniziative della Fondazione Memoriale per la Shoah. Ora, cara Graziella del Vescovo, che tu puoi essere d'accordo con la Shoah, che te possano piacere gli ebrei, che non te possano piacere gli ebrei, però ognuno ha le proprie idee, ognuno fa le proprie scelte. Ma cara Graziella del Vescovo, è sbagliato imporre le proprie idee e le proprie scelte agli altri. E tu, insegnando in un liceo linguistico, hai a che fare con degli adolescenti a cui dovresti imparare che ogni persona, ogni individuo ha il libero arbitrio. Il libero arbitrio, tu non c'è bisogno che te lo spiego quello che significa, perché essendo un insegnante lo dovresti sapere. Libertà di scelta ed opinione. Ecco, quindi tu scegliere di dare addosso agli ebrei, gli altri possono scegliere di appoggiare gli ebrei. Però quando tu lo fai in un locale, in una scuola dove si imparano appunto diritti civili, educazione, rispetto, li sbagli, come lo stai facendo qua sul tubo, sbagli, perché lanci un messaggio sbagliato. Ognuno ha le proprie idee, rimanete sulle proprie idee, io rispetto sempre le idee degli altri, ma al massimo posso non condividerle, ma non impongo mai le mie scelte, le mie idee, perché io sono di religione cattolica, non impongo a un musulmano di passare e convertirsi al cattolicesimo, insomma diventare cattolico. Quindi, cara Graziella, prima di, come dire, di togliere il trave che vedete negli occhi degli altri, togliete la pagliuzza che avete nei vostri occhi, eh? Poi, tra l'altro, prima ho detto il tuo vero nome e cognome, eh? E però è pubblico, perché io qua sotto valicherò il link dell'articolo pubblico che tutti possono andare a vedere. Se il tuo nome è diventato pubblico, te la devi prendere con la signora Eva. Che postando il link della tua live di ieri sera su Vimeo, che poi tu hai fatto rimuovere il 5 luglio alle 23:42, se si clicca su quel video si va insomma esce fuori chi ha fatto rimuovere il video e ci sta proprio il tuo nome e cognome. Non è come su YouTube che ti dice il video è stato rimosso per violazione di copyright e non fa il nome e cognome di chi l'ha richiesto la rimozione. Vimeo è diverso.
Te dice nome e cognome anagrafico di chi l'ha fatto rimuovere il video. Ma è possibile che siete tanto intelligenti e tanto stupidi? Allora io vi metterò il link sotto in, nell'info box dell'articolo riguardante la signora Chiara Graziella del Vescovo. Quindi prima di fare giudizi e giudicare qualcuno, accusare qualcuno, inventarsi qualcuno su qualcosa, bisogna che vi guardate poi il vostro passato. E parlo per tutti, parlo per la Trincia, parlo per la signora Nonna Luna, parlo per Senz'Anima, parlo per Eva e parlo per Fete, perché voi non vi potete permettere di giudicare soprattutto la dama nera né nessun altro quando voi avete fatto lo schifo più assoluto su YouTube. E non ci dimentichiamo ai tempi della setta, ma fa comodo dire che la dama nera ha fatto lo schifo su YouTube, ma stranamente a carico della dama nera non c'è nessun video, nessuno schifo, né passato né presente e né ci sarà. Io quando Graziella del Vescovo ha nominato anche siccome voce la vita a morte con Eva, lasciate fuori la dama nera e Graziella del Vescovo vale pure per te il discorso, perché sulla tua community hai scritto un romanzo dove tra l'altro fai riferimento alla questione che Eva ha detto riguardante i miei figli. Ringrazio Dio che te l'ha tolti uno in un modo, uno in un altro, facendo riferimento alla morte di mio figlio Graziella del Vescovo. Ascoltami bene, se tu li metti in mezzo i miei figli e la sottoscritta, non è che sei sente e ti salvi dalle mie denunce o le mie diffide. Quindi regà, lasciatemi fuori dalle vostre battaglie stupide e idiote qua su YouTube. Io non vi cerco, voi non mi cercate, non mi dovete nominare per attaccare un altro youtuber, non fate l'esempio mio. Io vi ringrazio, ma il vostro aiuto non è gradito. Io non faccio, io non cerco il branco, né tantomeno faccio parte del branco. Io, la dama nera, è il branco. E il branco se lo fa da solo e basta solo lei. Perché voi che fa branco, ecco il risultato. Alla prima vi sfanculate, vi date della pu, vi date della ca, vi date della trove, toccate i figli, raccontate le cose vostre private qua sul tubo una con l'altra, e poi quando un'altra che fate qualcosa che all'altra non gli sta bene spiffera tutto il vostro privato e vi offende in tutti i modi possibili. Voi vi arrabbiate al momento, vi attaccate, fate botta risposta, dopo un mesetto o due risiede pappa e ciccia. Quindi a me mi puzza di dei fratelli di merende, quindi a me lasciatemi fuori. E lo stesso discorso vale pure per te Graziella del Vescovo, io mi so difendere da sola. Ecco, questo è tutto quello che volevamo dirvi dal TGX. E per quanto riguarda il fronte della Chiara d'Alessandro, non si è ancora pronunciata, hanno sputtanato la madre in tutti i modi possibili. Io non capisco chi ancora appoggia e difende la nonna Luna insieme a altri settari dopo quello che hanno detto di un bambino di 8 anni. Vabbè, io, raga, io ho tutta un'altra mentalità, che volevo fare? Ma no, scusate, come che era? Battaglia della papà. I miei fratelli pelosetti dall'altra parte dello studio si stanno attaccando fra di loro. Discussione in famiglia. Allora, stavo dicendo, la Trincia, ecco, c'è giunta notizia ufficiale che alla Trincia è stata messa in restrizione una live, ed esattamente la live col titolo Miminacci, insomma, dove lei dice che Giuseppe continua a minacciarla, quella live dove lei ha fatto dei tagli, tra l'altro, in cui ha fatto sentire quel video di, credo, di un altro canale nichilistico, là non mi ricordo dove faceva sentire appunto un video di Fete di 5-6 anni fa, credo. Ecco, è ufficiale, è stato rimesso in restrizione. Adori Trincia, ecco, io ne ho la prova. Allora, detto questo, c'è giunta anche notizia che la Trincia ultimamente ha molti video in restrizione, molti. Che vuol dire quando ti mettono un video in restrizione? Ecco, allora ve lo spiego io. Allora, voi sapete che in ogni video, in ogni live che viene caricata o fatta sul canale, noi dobbiamo mettere ad elaborazione effettuata, quando abbiamo il via da YouTube, i passaggi pubblicitari.
Una volta messi i passaggi pubblicitari, YouTube ti fa vedere sul tuo YouTube Studio del simbolo del dollaro. Allora, il simbolo del dollaro può essere verde e giallo o rosso. Allora, quando il simbolo del dollaro è verde, vuol dire che non c'è nessuna restrizione e il video è adatto a tutti gli inserzionisti, sia video che live. Ma quando, soprattutto nelle live, ma anche nei video succede, abbiamo il simbolo del dollaro verde, vuol dire che il video è in restrizione, cioè la monetizzazione è limitata, perché la live o il video non è adatto a tutti gli inserzionisti. Che cosa vuol dire non è adatto a tutti gli inserzionisti? Titanic secondo me è una storia vera, quando praticamente è andato giù potevano, non è che è una cosa impossibile, però potevano cercare di portarlo su, metterlo, fare un museo grande. Sono andati a vedere il relitto del Titanic, no? Che immagino sia stata una... Ma avevo sentito sta notizia, però non è che l'avevo sentita molto bene. Ma lascia un po' perplessi, Ma come cavolo fa a non vedere più? Ma è partito da qualche parte, è stato, diciamo, sganciato in una zona, giusto per capire se è possibile ritrovare questo sottomarino. Penso che comunque con le loro attrezzature riescano a portarlo su, non dico in una velocità assurda, ma lo dovrebbero trovare entro domani mattina e all'alba. Ma vedere qualcosa che tu hai visto in televisione, vederla dal vivo, è tutta un'altra cosa. Allora, 30-40 anni... Però del Titanic, ragazzi, tante cose sono state portate via, nel senso, io mi ricordo che mi parlo di 15 anni, li metto davanti tutti, in Monte Napoleone ho visto un negozio di orologi, ce n'era uno che era stato costruito con un pezzo del Titanic, ragazzi, quindi immaginatevi il valore di quell'orologio lì, che si girava intorno a 50.000 euro. Ah, insommergibile? Io pensavo che... Ah no, quello è dirigibile, Padocci, Titanic. Titanic secondo me è una storia vera, Quando praticamente è andato giù potevano, non è che è una cosa impossibile, però potevano cercare di portarlo su, metterlo, fare un museo grande. Che laddove ci può essere bullismo, cyberbullismo, incitamento all'odio, minacce e quant'altro, perché dovete sapere, apro una piccola parentesi, che prima di caricare un video, YouTube ci fa una tipo una autodichiarazione che all'interno del video non sono presenti tutte quelle cose che violano le norme della community, e noi facciamo nessuna, clicchiamo sul coso, nessuna voce è presente di quelle elencate, è presente nel video, quindi spuntiamo la casella e inviamo la nostra dichiarazione. Ecco, YouTube controlla se le dichiarazioni da voi fatte sono veritiere o meno. Laddove voi fate una dichiarazione falsa, poi la pagate. Beh, chiusa parentesi. Detto questo, che cosa vuol dire? Vuol dire che il video, la live, non è adatta a tutti gli inserzionisti e quindi vi esce fuori un dollaro verde. Cioè giallo, scusate. Mi confondo con i colori. Ecco, con un dollaro giallo, che c'è la limitazione, restrizione nella pubblicità. In questo caso, nella live dove Chiara ha fatto dei tagli, minacci, insomma, che parlava di Giuseppe, quello che la stava a minacciare, che gli ha mandato dei vocali, vabbè, non ci frega. Il video, la live è stata messa in restrizione, nonostante tu hai tagliato, hai fatto dei tagli in quella live, sì, è stato messo in restrizione, cara.
e non puoi fare neanche ricorso, perché quando vi mettono in restrizione con il dollaro giallo, YouTube ti dà la possibilità di fare ricorso. Ecco, quindi tu fai ricorso e YouTube ricontrolla il video, se non ci sono problemi vi accetta il ricorso, se no nel ricorso non viene accettato, un po' come le segnalazioni per copyright. Ma purtroppo la Trincia non può fare ricorso, vero Trincia? Ecco, e come quella live, altrettanto live come le live che hai cancellato, vero? Perché erano tutte demonetizzate o limitate. Quindi cara Trincia, tu hai molti video restrizione, quindi molte entrate calate. Oh, piuttosto, cara Trincia, ti è piaciuto lo spot su Denti e Time? In programmazione tutti i giorni su Trincia Time, Denti al limite. Ma detto questo, siamo il 6 di luglio, ma quando c'è andato in vacanza, eh? Oh, hai detto che nuovi video, video sulle vacanze, video di una collaborazione pucciosa, che dall'anno scorso che ce l'hai messa da parte ma non l'hai mai fatta, che fai? Ma quanta roba c'hai dentro quella casa che ancora non ci hai fatto vedere? Eh? E vogliamo vedere i contenuti, certo che se i nuovi contenuti sono quelli che hai, ultimi vlog che hai messo dal dentista, il dentino marcio, e sempre dentro al supermercato, certo che dei contenuti nuovi, però guarda, un contenuto nuovo ci sta, l'avevo visto, te ne dovevo dato, eh? Un nuovo personaggio è entrato a far parte della famiglia, certo, è il dentone. Va bene, comunque attendiamo i nuovi contenuti. Ecco, e attendiamo soprattutto la partenza per le vacanze. Dove vai, da Erbetta? A brucare l'erbetta nel giardino dell'erbetta? O a contare le blatte nel baby di Erbetta? Vabbè, chiudiamo il discorso. Detto questo, ragazzi, quello che dovevamo dire nel TGX Spettaculas l'abbiamo detto. A proposito, ieri mi hanno portato dal veterinario dentista, ragazzi, mi ho fatto i complimenti, c'ho una dentatura, oh, io ho detto, oh, dottor, ma non devo fare nessuna estrazione, niente, no cara, c'hai i denti perfetti, perché? Mi ha detto così, gli ho detto, no, io siccome lavoro nel TGX Spettaculars della canale della Dama Nera, no? Ecco sì. Adesso su YouTube va di moda, quando si va dal dentista, di farsi dal dentino estratto e mostrarlo nei vlog. Oh, il dentista ma ha guardato, è il dentista veterinario naturalmente, ma ha guardato così. Sì, perché io ho il dentista mio, è un gatto veterinario, sì sì, noi facciamo tutto tra quattro zampe, sì, ecco, comunque, ma gli si è gonfiato il pelo pure a lui, così. Ah, mi ha detto, ma che sei scema, ma che ti sei rimpappita, a te a forza di fare TGX su YouTube ti sei rincoglionita pure te, ma vai, va. Guardate che canini, guardate che canini che c'ho. Trincia, rosica. Ce l'ho tutti i denti, sono tutti bellissimi. Ci ho messo beccato un po' di raffreddore, perché qua in redazione stanno sempre con le finestre aperte. Oh. Vabbè. Comunque per il TGX, Spettaculars è tutto. Io vi do appuntamento alla prossima edizione, aspettiamo la reazione della Trincia. E ma io penso che sotto gatta cicova. Au, a Trincia che sta a bolle in pentola, eh? E tu non stai zitta senza motivo. Vabbè, comunque io vi do appuntamento alla prossima edizione del TGX e non ci resta che tirare lo sciacquone. Wow. Buon pranzo a tutti, buona giornata, buon pomeriggio dalla vostra carissima e dolcissima Sissi. Ogni anno, ogni mese, ogni settimana, su Trincia Time,
attenti al limite. Guardate dove mi trovo. Ciao ragazzi, ciao ragazze, non tocco. Ecco, sono una dentista. C'è anche mio marito di là. Spazzolare bene. E poi questo è il 18. E poi mi ha tolto anche il 17. Ogni anno, ogni mese, ogni settimana, su Trincia Time. Denti al limite. Posso stare bene?